Il bilanciamento. Cos'è il bilanciamento e come poterlo comprendere attraverso degli esercizi? In questo video ti voglio parlare del bilanciamento delle gambe. Il bilanciamento ti aiuta a mantenere l'asse eretto e dargli un'inclinazione, quella che ti serve per arrivare alla presa successiva, in maniera tale da risparmiare più energia possibile, riuscendo a sfruttare e a scaricare il peso su quello che hai a disposizione. Il bilanciamento viene eseguito con la gamba priva di carico, quindi una gamba ha il carico e l'altra gamba bilancia. Nel momento che dobbiamo eseguire un passo, per eseguirlo in maniera corretta dovremmo sganciare il piede dietro. Quindi questa è la regola. Per muoversi più agevolmente bisogna sganciare il piede dietro. Questo cosa vuol dire? Lo vediamo anche in arrampicata. Vediamo un esempio specifico. Allora, io ho una presa, c'è due prese, un piede e un altro piede. Allora, soprattutto questo in fuori asse. Okay? Per arrivare là io dovrei fare questa storia. E quindi mi implica un sacco di muscoli, mi implica l'intervento e un sacco di energia per arrivare a quella presa lì. Lo stesso modo da qui che faccio questo e arrivo molto più velocemente con una accelerazione soltanto verso la presa, mentre in quell'altra maniera io devo continuamente contrarmi e ruotare per arrivarci. Questo è il concetto, cioè a che serve il bilanciamento? Serve a ottimizzare. Il bilanciamento, in questo caso, si parte da sinistra, potenziale, hop, sgancio. Questo è il caso tipico con un piede fuori asse. Se il piede fosse sull'asse, sarebbe ancora più facile. Però, vedete, così è forzato. Nel momento che io alzo il bilanciamento, io ci arrivo comodamente. Quanto bisogna alzare il bilanciamento? Allora, nel video precedente si è visto che io andavo tanto di lato e quindi si è visto un bilanciamento molto alto. In realtà, se uno deve andare dritto, non necessita di avere un bilanciamento alto, perché il bilanciamento alto ti storce. Più è alto, più ti inclina l'asse. Quindi inclinando l'asse in realtà non andiamo dritti verso la presa. Esempio, da questa presa così, oh, se io faccio così mi risulta difficile andare su. Quando io invece da così, mantenendolo basso, mantenendo il bilanciamento vicino, riesco a stare più dritto e quindi a sfruttare l'altezza. Se no, altrimenti tenderei a fare un angolo. Ok, riguardiamo. Allora, il bilanciamento alto non ci arriva. Bilanciamento basso, vicino, ci arrivo. Che poi torniamo lì. Il bilanciamento del piede, quando lo stacco, deve stare vicino all'altro piede, quando cammino. Cioè, non è che io lo stacco e lo mando così. Lo mando indietro o lo mando di lato, vuol dire che io mi inclino e cambio direzione. Quindi il bilanciamento deve permettermi l'orientamento dell'asse ideale in base a dove devo andare. Quello che consiglio io è all'inizio di abituarsi a sganciare un piede e per poi rimetterlo. Perché anche se io, per esempio, in questo caso ci arrivassi con il piede appoggiato, in realtà la gestione di due piedi e quindi gestire il bilanciamento con l'appoggio sotto è molto più complessa. Quindi all'inizio io consiglio di sganciare l'appoggio ogni volta che si fa, diciamo, un trasferimento di peso da un piede a un altro. Poi successivamente, una volta imparato lo sgancio, si può pensare a mettere anche il secondo piede. Però bypassare questo tipo di esperienza in realtà vuol dire che non si comprende bene il concetto proprio di trasferire il peso da un piede a un altro piede, che è fondamentale, perché in questa maniera noi riusciamo a mantenere l'asse più integro possibile.
Se hai domande, non esitare a fare commenti e scriverli qua sotto. Per rimanere aggiornato dei nuovi contenuti, iscriviti al canale e schiaccia il tasto campanellina. Alla prossima, ciao.